Vi preannuncio che dopo questo mio intervento ci sarà un filmato inedito, l'arrivo degli americani in zona. Non è mai stato presentato e quindi aspettate, durerà solo 8 minuti, ma è una cosa che va vista assolutamente. Allora, avete sentito gli autori del libro, coloro che lo hanno fatto insieme a me, e vi hanno presentato alcuni pezzetti del libro. Io mi sono assunto il compito di ampliare un po' il discorso, ma su come è nato il libro e su come è stato realizzato e che cosa contiene. Ma ho un dovere sincero di ringraziare innanzitutto coloro che hanno fatto il libro, oltre 150 frascadani che mi hanno raccontato le loro storie. Questo è il loro libro, non è il nostro libro. Noi abbiamo riportato quello che loro ci hanno raccontato, quindi è il loro libro, è il vostro libro, al quale abbiamo aggiunto per dovere una storia che parte dal fascismo e arriva fino a dopo la ricostruzione. Ma una piccola parentesi, è mio dovere fare dei ringraziamenti. Il libro è un libro che pesa 3,650 grammi. È un libro che, se non ci fosse stato un intervento molto forte di sponsor che ci hanno dato una mano, non sarebbe potuto costare la cifra che abbiamo messo sul libro per il suo acquisto. E quindi un libro che comunque è fatto con il contributo dei cittadini che ci hanno dato le loro, ci hanno raccontato le loro storie, di altri frascatani e non, che ci hanno dato un contributo sostanzioso per poterlo realizzare. E quindi a loro io devo dare veramente un ringraziamento, non li nomino perché sono tanti, sono 20 sponsor. Il testo ha avuto il patrocinio dell'Università di Tor Vergata, della Comunità Montana e ovviamente del Comune di Frascati. E quindi anche loro vanno ringraziati, perché comunque solo il patrocinio, non ci hanno messo i soldi, perché non ce l'hanno, poverini, non ce l'hanno. Nella realizzazione del libro però ci sono tre persone che io ho il dovere di citare, perché sono quelle che hanno sopportato la mia persona e i miei amici che hanno scritto il libro in un tour de force incredibile. Avevamo preso un impegno con coloro che ci hanno rilasciato le interviste che questo libro sarebbe uscito prima del Natale. Dovevamo farlo perché alcuni di quelli che abbiamo intervistato nel frattempo erano dipartiti, non c'erano più, e quindi avevamo un dovere verso gli altri di affrettare i tempi, e quindi abbiamo stressato alcune persone ed era necessario farlo perché altrimenti il libro non sarebbe uscito. E li voglio ricordare. La prima persona è Susanna Dolci, che non vedo, non so dove si è nascosta, ma sicuramente dov'è? Chiamatela per piacere. Susanna, ed è la persona che ha curato l'editing, cioè ha corretto le bozze, l'ha corretto con una fatica disumana, perché l'ha messa in condizione di non dormire e di starmi dietro tutti i giorni. Ecco Susanna. Un'altra persona che ho stressato è colui che ha creato il libro, che l'ha armonizzato, che l'ha messo insieme, il direttore artistico, un altro frascatano, Angelo Tavani. E poi, anche se è già stato indicato da
da Claudio, ma ha sbagliato il titolo, non è l'editore, è colui che si è preoccupato della stampa e di tutto il resto, è un altro frascatano, Alberto Didei. Alberto viene per favore. Tu non ti vergognare, dai. È vergognoso. Ecco Alberto, forza. Tutto veloce. È un tipo che si vergogna. Facciamo vedere che siamo vecchietti. Allora, che cos'è questo libro? Perché il titolo Frascati, vittima di uno sporco affare? La definizione di sporco affare non è una nostra invenzione, ma è quanto ha voluto dichiarare Eisenhower, che comandava le forze del Mediterraneo, in merito all'armistizio. Ha definito l'armistizio uno sporco affare. La cosa ovviamente ci ha intrigato, ma perché costui così importante ha chiamato uno sporco affare l'armistizio? E perché non ha voluto firmare l'armistizio stesso? Da lì siamo andati alla ricerca di una serie di motivazioni che ci hanno poi convinto a fare questo titolo, Frascati, vittima di uno sporco affare. Perché? Perché la storia del bombardamento di Frascati nasce durante l'armistizio, il bombardamento viene fatto su richiesta degli italiani. È stato il generale Castellano che ha indicato, ci sono le testimonianze, ha indicato agli americani con il dito la localizzazione di Frascati che doveva essere bombardata e doveva essere bombardata come supporto allo sbarco di Salerno. Questa è la motivazione ufficiale, troppo facile, non poteva essere così, avevamo dei dubbi e siamo andati alla ricerca di queste cose, quindi concentrando l'attenzione dal punto di vista storico in quel periodo in cui avveniva l'armistizio. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che probabilmente le motivazioni che tutti conoscono, che ovviamente hanno dato coloro che hanno partecipato a quelle vicende, probabilmente non sono vere. E sappiamo che se ci fosse la possibilità, caro signore, di fare un progetto serio e mandare dei ragazzi in alcuni indirizzi in Inghilterra, in Germania e negli Stati Uniti, noi siamo convinti che si trovano dei documenti eccezionali che daranno un'altra verità. E un'altra verità sul bombardamento di Frascati, fatto non per appoggio allo sbarco di Salerno, ma per consentire al re e soprattutto allo Stato Maggiore di rimanere a Roma. E lo sapete perché? Perché la mattina del 9, cioè subito dopo la mezzanotte dell'8 settembre, il bombardamento di Frascati, Hitler telefona a Kesselring, a Frascati, e gli dice: porta via tutti, torniamo più a nord, spostate a nord tutte le truppe. Kesselring non gli dà retta, aspetta un momentino, dopodiché è avvenuto tutto quello che sapete. Sono rimasti qui, hanno fatto la presa di Roma e hanno fatto tutto quello che oramai la storia ci insegna con i documenti che ha. Beh, tenete presente che a Frascati è stata fatta questa telefonata da Hitler, a Frascati sono state fatte le trattative per la resa di Roma e noi sospettiamo che a Frascati sono state fatte le trattative anche per la fuga del re e dello Stato Maggiore.